Siamo soli in questo momento. No, non con il corpo. Con il corpo puoi essere dove vuoi. Con la testa. Perché siamo esseri umani. Esseri come corpo. Ma poi siamo umani. E buona metà del nostro essere è fatta di pensiero, di viaggio, di mente. Ecco perché dove sei con la testa. Ti stai riempiendo di cose da fare e hai una giornata piena. Non hai tempo per questa domanda. Oppure, diavolo se te lo chiedi. E fa male. Prova, domandati. In questo momento della tua vita, sei solo? Puoi pure rispondere superficialmente. Fallo, non cambia le cose. La verità è che pochi di noi hanno il coraggio di girarsi verso quel buco nero e guardarlo. Se entro, se mi pongo quella domanda, mi spezzo, crollo, non esco più. Se non entro, non conoscerò mai quel lato di me. La tana del bianconiglio. Il fatto è che poi guardiamo gli altri e capiamo ancora meno. Sembra che sappiano tutti dove sono. Cosa fare? Amicizie, aperitivi, serate, viaggi. Guarda, quanta gente connessa. E il mondo non ha il mio problema. Nessuno è in grado di leggermi. Sono solo nel pormi questa domanda. Perché lo sappiamo, quando le cose vanno bene, siamo tutti invincibili. È un gran periodo. Mi sento sulla cresta dell'onda. Finché non torna quella maledetta domanda. Perché prima o poi torna. E così, eccoci su questa montagna russa dal nome vita, tra discese ripide ed entusiasmanti, dove il vento ci abbraccia in un'esperienza personale, dove stiamo bene con noi stessi, non abbiamo il tempo di notare gli altri, e salite fatte di panico, dove cerchiamo la mano di chi ci sta attorno per farci forza nell'affrontare quello che sta per arrivare. E il problema maledetto è che quando io ho paura della salita e ti cerco, mi giro, ma tu non te ne accorgi. Non ti accorgi, cazzo, perché stai provando l'ebbrezza della discesa. Il vento ti assorda, gli occhi sono lucidi e vedi solo ciò che hai davanti. Ed è giusto, perché è un bel momento e non te lo vuoi perdere. E io, forse, non ti voglio disturbare. Forse quelle montagne russe hanno una sola cabina e un solo posto. Lo trovo assurdo e interessante. Vedere persone sole immerse in un mare di conoscenti. Persone che odiano ogni secondo di quel momento. E poi persone da sole, che godono del momento introspettivo, pace, armonia, trovando il tempo di conoscersi un po' di più. Cerchiamo tutti di trovare un bilanciamento. Vorrei rendere queste montagne russe un po' più blande. Vorrei forse barattare un po' di euforia con qualche momento in più di pace. Ma vorrei? Ha senso. C'è chi dice che la vita vada vissuta al massimo, godendo dei momenti alti quanto delle cadute a picco. Ma così è troppo semplicistico. Scendiamo, andiamo giù, perché qui occorre scavare. Siamo esseri umani. La nostra mente può essere la massima espressione dell'universo, tanto quanto la gabbia più buia e spaventosa che esista. Il nostro pensiero è fatto di un mondo di concetti, che velocemente si formano, si dissolvono, passano. E la maggior parte di questi pensieri, come quando sogniamo, non possono essere espressi a voce. Sono fatti di rappresentazioni mentali senza controllo, di giudizi, astrazioni, assurdità, immaginazioni troppo tabù. E man mano che cresciamo capiamo a cosa dar voce e cosa tenerci dentro. Puoi socializzare, puoi fare amicizie, puoi fare parte di un gruppo. Certe cose non vanno dette, allarmerebbero gli altri. È rischioso. Ma abbiamo anche bisogno di fare in modo che quello che pensiamo diventi reale, accettato e riconosciuto dagli altri. Perché alla fine cerchiamo rapporti reali. Cerchiamo negli altri dei testimoni di vita. Perché se non avessimo scambio, cosa differenzierebbe una nostra esperienza di vita vissuta dall'immaginazione? Cos'è reale? Se lo condivido con te, lo metto a terra. Lo diventa. Tu puoi dire che mi è accaduto. Ma come fare se tutto questo disturba la società? Ci troviamo in sostanza a scegliere tra quanto vogliamo essere onesti con il nostro pensiero e quanto vogliamo essere accettati. Ed è inutile dire che la pressione sociale costringe la maggior parte delle persone a scegliere la seconda, anche se nessuno l'ammetterebbe. No, io sono una persona vera, ma non puoi esserlo mai abbastanza. Beh, che bel episodio di merda! Via, mettiamo una foto di gatti. Piccolo innesto di dopamina. Fatto? Torniamo al male. E invece no, ora voglio girare tutto quanto e dire no, perché la tana del bianconiglio promette conflitto, ma anche luce. Siamo esseri umani, cresciamo grazie alle esperienze, che sono così diverse per ognuno di noi. Cultura, famiglia, traumi, amicizie, amore, lavoro, passioni, luoghi, tempo. E questo fa sì che ogni singolo individuo abbia una forma unica,
Originale? Eh sì, nessuno, ma proprio nessuno sulla faccia della Terra è come te. Puoi cercarlo quanto vuoi, l'ho già detto in passato. Non la pensiamo uguale. E se non la pensiamo uguale, non ti frustrare se gli altri non la pensano come te. Gira il punto di vista. Ogni singola anima che incontri ha un libro di pensieri, di sensazioni, emozioni, diverse dalle tue. Certo, qualcuno può essere in una situazione emozionale simile alla tua. E così ci si trova. E anch'io sento quella cosa. Ti capisco. Ti sento. Ma siamo diversi. Le situazioni cambiano. E la sintonia va e viene. E più siamo percettivi e riflessivi, meno persone al mondo saranno simili a noi. Più la nostra mente è complessa, più paghiamo lo scotto di non trovare altre persone con lo stesso codice. Così quando incontri qualcuno devi fare fatica per entrare nella mappa mentale dell'altro, nelle sue esperienze e chiavi di lettura. E spesso pensi di saperlo fare, ma magari non ci hai capito proprio nulla. Magari sei un essere razionale, con solide colonne portanti, fatte di valori, ma hai di fronte una persona che vive di magia, leggerezza, fluidità di pensiero, dove nulla ha forma. Puoi provarci quanto vuoi. Forse non dovremmo incolpare gli altri per la loro inabilità nel comprenderci o l'inabilità nel mettere al centro la nostra scala di valori. Potrebbe essere che ci vogliano conoscere anche nell'animo, ma che siano goffi nel farlo e che nel loro mondo il loro comportamento non sia per nulla goffo. È giusto che si comportino secondo i loro valori, che si esprimano per quello che è la loro identità. Non sarebbe bello se cambiassero forma prendendo la nostra? A quel punto cosa c'è di nuovo da scoprire? È ciò che è differente, che è a noi complementare. Se qualcuno è diverso da noi, è ciò che noi non siamo. C'è tutto da scoprire. Come un vampiro puoi innestarti un mondo di concetti che ti estende, che ti rende ancora più grande. Ed è per questo che gli scambi vanno adorati. Siamo fortunati. Certo, spesso ci fa sentire incompresi e soli, ma la solitudine è il prezzo che paghiamo per essere unici. Ok. Gatti, bene. Non è un argomento facile, come non è facile convivere con la solitudine. Ma qual è l'alternativa? Un compromesso nell'esprimere ciò che siamo a pro di un migliore inserimento nella società. Spesso la nostra paura di trovarci soli ci porta a fare scelte sbagliate, a preferire un partner per infatuazione, per bias cognitivi, perché sembra interessante. Se non impariamo a stare bene con noi stessi non saremo integri, non saremo forti abbastanza. E il rapporto si sbilancia. L'altra persona ti risolve una paura. Puoi litigarci quanto vuoi nel dire ne ho abbastanza, ma lui o lei lo sa meglio di te che non ne hai affatto abbastanza. È una necessità, manchi solo tu ad accorgertene. Poi un giorno scatta qualcosa per cui ti svegli e ti accorgi di essere in un rapporto che non vuoi avere, dato da una scelta affrettata. Una medicina che ha corretto un sintomo, ma non la malattia. E si sa, questo tipo di rapporto ha due esiti. Finisce o si fanno compromessi sulla felicità. Anche perché se condividiamo una vita con una persona che non ci comprende, alla fine ci sentiamo ancora più soli e magari anche sbagliati. Cercare rapporti risolutivi non è la stessa cosa di cercare relazioni di completezza. Nei rapporti di coppia ci porta all'amore incerto, anziché quello cosciente. E continui a risolvere il sintomo con una droga che non ti dà il tempo di accettare e comprendere la tua condizione di solitudine. Lo so, non è facile digerire questo argomento. Sta a te spegnere quando vuoi. Però dai, non raccontiamocela. È sempre un compromesso. Tornare a casa dal lavoro e vedere la casa vuota. Non sapere che fare la domenica pomeriggio. Come affrontare le vacanze estive. Ma è sempre una scelta sulla chiave di lettura. La solitudine è un mostro da cui fuggire o un viaggio nell'autoconsapevolezza? Riempirsi di amicizie e rapporti può farci sentire al centro del mondo, ci stimola, ci riempie di input. Ma è importante darsi anche il tempo di interiorizzare, di processare le cose nella nostra intimità. La solitudine può essere positiva se la sappiamo gestire. Occorre riconoscere che dà spunti enormi, ma che ci fa anche traballare. È un'esperienza personale e soggettiva. E se ti senti solo, sei solo. Ma è sbagliato legarla a quelle persone che non sanno come comportarsi o che hanno disagi sociali. Dobbiamo forzarci di non renderla cronica ed imparare a stare con noi stessi fino al momento in cui vogliamo cercare qualcosa in più e non qualcosa al posto di. Dobbiamo imparare ad essere pazienti nel cercare compagnia per complementarietà. Ma è un'equazione non comune. Ma quando troveremo qualcuno di cui apprezziamo la compagnia, sarà una scelta reale, che parte dal fatto di aver fatto pace con l'idea di avere una vita con noi stessi. La prospettiva di una vita da soli
resa colorata dalle mille anime che incroceranno il nostro cammino, anziché cercare la propria identità appoggiandosi ad ogni persona che ci capita davanti, che renderebbe faticoso il viaggio. Chiedo scusa per la profondità dell'argomento. Anzi no, beccatevelo tutto. Se cerchiamo qualcuno che sia esattamente come noi, moriremo soli. E anche se lo trovassimo, sai che noia mortale. La differenza, l'incomprensione non sono cose negative, sono scambio. Dovremmo aspettarcele fin dall'inizio. E da chiunque. Se tu non mi capisci, può essere stupendo. Posso diventare creativo per farmi comprendere. Posso esprimermi, cantare, ballare, scrivere una poesia, fare un video su YouTube. In fondo, questo è il concetto alla base dell'espressione artistica. La storia dell'arte è un registro di persone che avevano bisogno di mandare messaggi in bottiglia al mondo per trovare chi li comprendesse. Lo fa il pittore, come lo fa il killer seriale. Anche se qua sono un po' diversi e il secondo dovrebbe farsi curare. Ma questo è il motivo per cui ad oggi ti puoi sentire più vicino ad un filosofo di 2500 anni fa che ad un amico che hai a fianco. Chi dice che il tempo e lo spazio siano costrizioni? Con la mente sappiamo viaggiare attraverso entrambi. La solitudine ci rende sofisticati, eleganti, pieni di profondità. Ci rende capaci di intimità, rafforza la nostra unicità. E quando ne avremo l'opportunità ci renderà capaci di esprimere il nostro unico punto di vista. Non è spesso piacevole, ok, ma se partiamo con il concetto di essere soli, quando ci capita l'occasione potremo sentirci in super compagnia. E lo trovo molto più appagante di vedere crescere comunità fittizie senza identità. Se partiamo pensando che questa sia la condizione base dell'uomo, non siamo soli. La solitudine è la colonna portante nella costruzione di un grattacielo di ideali, di valori, pensieri, che ci accresce di continuo, verso la sempre maggiore consapevolezza della condizione umana. È condividendo questi concetti che cambiamo la natura della parola solitudine, perché non saremo mai soli nel sentirci soli. Lo siamo tutti, e tutti assieme.